Bentornati, bentornati sul canale del Prof alla seconda parte del tutorial sulla Basilica di San Pietro. Nella prima parte, come ricorderete, abbiamo disegnato la pianta del progetto di Donato Bramante per la Basilica di San Pietro, una pianta a simmetria centrale, quindi abbiamo usato il comando specchia per riuscire a ricreare l'intera pianta partendo semplicemente da una sua frazione, e abbiamo creato la pianta ricalcandola da un disegno autografo del grande architetto. Ecco, quello che abbiamo ottenuto adesso sono semplicemente i contorni delle linee e dei muri sezionati. Quello che faremo nella seconda parte di questo tutorial sarà di disegnare le linee in vista, quindi le linee che noi vediamo, gli spigoli che si trovano al di sotto del piano di sezione, e disegneremo poi invece tutta una serie di linee che invece riguardano ciò che sta sopra il piano di sezione, quindi sul soffitto, quindi tutto ciò che riguarda le cupole e le volte. Ecco, e un'altra cosa che manca sono i riempimenti dei muri, ed è la prima cosa che andremo a fare tra poco. Però prima di iniziare tutti questi passaggi, volevo prima mostrarvi, come vi avevo promesso, una serie di altri lavori che sono stati fatti dai miei studenti, seguendo esattamente questo metodo che vi sto proponendo, giusto per capire dove si può arrivare seguendo questo procedimento che vi sto proponendo. Ecco, si tratta di lavori fatti l'anno scorso da due mie classi, due quarte liceo, e che ho fatto lavorare proprio su edifici a pianta centrale di età rinascimentale, ma anche medievale, barocca, fino in verità anche ai tempi nostri, e il risultato è qualcosa di straordinario. Non dico niente, ve lo faccio vedere con questa breve carrellata. Come avete visto, i risultati sono molto buoni e sono risultati di ragazzi che avevano iniziato a usare AutoCAD solamente due mesi prima. Ecco, quindi dopo due mesi di AutoCAD, seguendo il corso del prof, anche seguendo il canale e seguendo tutti i tutorial che io ho creato, si può arrivare a fare questo, ok? Bene, bene, allora iniziamo con questa seconda parte del tutorial e andiamo avanti appunto con i riempimenti. Creiamo i riempimenti e quindi vado a creare un layer, un nuovo layer, riempimenti muri. Per intenderci è tutto il nero che sta dentro nella parte sezionata, che giustamente deve apparire di quel colore. Li faccio di un colore, possiamo anche farli bianchi. In genere si usa il bianco spesso proprio perché in stampa diventa automaticamente un nero. Quindi scelgo un tratteggio solido e inizio a inizio a riempire. Ecco, anche qui magari si poteva fare un lavoro, fare il riempimento prima di fare le simmetrizzazioni e poi appunto simmetrizzare anche il riempimento stesso. Io propongo di farne magari un quarto. Ecco, ad esempio adesso ne ho già
fatto un quarto, mancano queste due colonnine, ok? E adesso lo andiamo a simmetrizzare. Quindi per simmetrizzarlo dovremo innanzitutto far riapparire gli assi, dovremo bloccare i muri, perché così andremo meglio a selezionare. Quindi faremo una selezione generale in cui però i muri non verranno sezionati, verrà selezionato solamente il riempimento. E poi appunto lo andiamo a specchiare prima di qua e poi appunto di qua, utilizzando questo altro asse. Ecco, mi sembra che vada bene. Adesso spengo di nuovo gli assi. Ecco, avete visto che di fatto i riempimenti adesso sono dappertutto e coincidono esattamente con i contorni. Allora, c'è un problema. C'è il problema che, come vedete, si vede abbastanza bene qui, spero che si veda anche nel video. Qui riesco ancora a vedere, quindi a selezionare la linea esterna, non la linea di contorno. Qui invece vedete che il riempimento è passato sopra, copre le linee di contorno. Allora, c'è un modo per portare tutti i riempimenti, tutti i tratteggi al di sotto delle linee che li contengono, ed è andare su Edita e espandere il menu e poi appunto andare su Porta tratteggi dietro. Questo è il comando e basta fare Porta tratteggi dietro. Ecco, adesso vedete che tutti i tratteggi del disegno, tutti quanti, sono finiti dietro, sono visibili le linee rosse invece del contorno. Bene, quindi la prima cosa che dovevamo fare l'abbiamo fatta. Abbiamo fatto i riempimenti dei muri. Adesso andrei a creare le viste. Cosa sono le viste? Le viste sono una cosa importantissima, viene spesso sottovalutata nelle piante. Si pensa che nelle piante debbano comparire solamente linee sezionate, essendo la pianta praticamente una sezione dell'edificio che viene fatta attraverso un piano orizzontale posto a un'altezza, boh, che nel caso di un'abitazione di solito è 1 metro dal pavimento, però possiamo far finta che anche qui, anche in questo caso, sia più o meno a quell'altezza lì. E praticamente faccio questa sezione, poi guardo dall'alto, faccio una proiezione di tipo orizzontale e chiaramente ho tutti i muri sezionati, però vedo anche ciò che c'è sotto. Vedo ad esempio il pavimento. Se avessi un disegno di un pavimento, quindi disegno con tutte le geometrie che compongono appunto la pavimentazione, la andrei a disegnare con una linea di vista. Oppure, più in generale, le linee di vista sono spigoli. Allora, che spigoli posso avere sotto, la linea di sezione? Ma può esserci, ad esempio, il davanzale di una finestra, ok? Che si trova appunto sotto il livello della sezione e lo rappresento con una linea di vista perché non è sezionato, è semplicemente un normale spigolo in vista. Oppure, ad esempio, le scale, i gradini delle scale, gli spigoli tra alzata e pedata vengono rappresentati con linee di vista. Le soglie delle porte, in generale, dove ci sono delle soglie, ci sono dei leggeri dislivelli, quindi c'è un piccolo spigolo e lì appunto quello va segnato con le linee di vista, non con la linea di sezione. La linea di vista è una linea che sarà sempre più sottile della linea di sezione. Bene, in questo caso cosa sono le linee di vista? Beh, io direi che le linee di vista possiamo considerarle, ad esempio, le linee esterne, il contorno esterno della chiesa. Quindi immaginando appunto che a livello proprio di pavimento ci sia uno spigolo che demarca appunto il basamento, la base della chiesa, su cui poi si innalzano i muri che hanno magari dei profili, come vediamo, un po' più elaborati. Ecco, quindi io adesso mi porto esattamente nel layer viste e vado a disegnare, ad esempio, esattamente questi contorni. Ad esempio così. Vedete, vado via dritto, allora si capisce dove finisce il pavimento della chiesa e dove inizia, ad esempio, il pavimento della piazza. Ok. Qui. Ecco, praticamente ho disegnato le principali linee di vista.
In altre piante posso averne magari delle altre nel caso in cui mi trovo appunto ad avere a che fare con delle aperture che so essere delle finestre, quindi che hanno dei davanzali o che hanno delle scale o dove ci sono dei dislivelli. Ecco, in questo caso io, ecco, non lo so, nel senso non lo sappiamo esattamente cosa aveva previsto Bramante quanto ai dislivelli interni della chiesa. Probabile che lui avesse semplicemente immaginato un piano, uno spazio piano, quindi tutto sullo stesso livello. Ok, ecco, per le viste basta così, poi magari in altri tutorial vedremo dove invece sarà necessario farne un uso maggiore. Bene. Adesso invece andiamo a disegnare ciò che sta sopra la sezione, quindi ciò che in teoria noi non vediamo dalla sezione, perché vi ricordo la sezione riguarda invece la parte bassa. Però appunto noi spesso nelle piante, soprattutto nelle piante delle chiese, troviamo ad esempio delle linee tratteggiate che sono esattamente riguardano esattamente ciò che succede sopra, ciò che succede sul soffitto, in particolare la presenza di volte, volte a crociera, volte a botte o cupole. Ecco, quando vediamo un cerchio tratteggiato, ad esempio, sappiamo chiaramente che è una cupola. Quando vediamo, non so, una X, allora sappiamo che si tratta di una volta a crociera. Se invece vediamo due linee parallele tratteggiate, è molto probabile che si tratti di una volta, un arco, oppure potrebbe essere anche semplicemente una trabeazione, quindi un architrave. Ecco. Quindi andremo a creare queste geometrie, ovviamente su un layer a parte. Lo chiamiamo così in maniera molto generalista, volte. Scelgo un colore ancora diverso, scelgo un arancio. Ok. Mi porto in quel layer e inizio a disegnare. Al tratteggio penserò più tardi. Ecco, ad esempio, in questo caso pongo questa linea che mi disegna la fine della volta. Ne disegno un'altra che mi andrà poi a completare l'abside. E quindi qui c'è da continuare con una linea, con un arco, quindi inizio, centro, fine, inizio, centro e fine, premendo CTRL per farlo andare in senso orario. Ecco, in questo modo adesso è possibile ancora meglio capire che si tratta appunto di una abside. Ma posso anche unire ad esempio questi due, perché questa è sicuramente una porta sovrastata da un arco e quindi unendo, diciamo, i due stipiti, si completa la parte mancante. Ecco, si capisce cosa succede in alto, così come ogni abside avrà ovviamente anche la sua imposta, cioè l'arco trionfale, ovvero l'arco su cui si va a impostare l'abside. Anche qui possiamo in verità lavorare magari su un pezzo di chiesa e poi andare a simmetrizzare in un secondo momento. Quindi adesso io riaccendo gli assi e vado a occuparmi principalmente appunto di questi elementi che poi potrò simmetrizzare. Ad esempio queste aperture, questo portale strombato necessita di queste linee di unione. Vedete che torna fuori l'ottagono regolare in questo modo. Anche qui c'è l'arco. Poi qui andrò a unire dopo, magari. Ecco, capite che in questa fase aver disegnato bene prima, cioè aver allineato i vari vertici del disegno, utilizzando, vi ricordo, questo comando qui, che consente di allineare oggetti lontani, che è appunto appuntamento snap a oggetto. Ecco, questa cosa poi ci consente di andare bene, di ritrovarmi poi questi allineamenti che mi consentono di unire gli elementi in maniera molto, molto precisa. Altrimenti mi troverei adesso a disegnare delle linee storte, delle linee che non coincidono. E invece qui coincide tutto, come vedete. Ok,
Non vado poi ad unire questi altri, nonostante siano tutti allineati, perché altrimenti il disegno rischia di diventare un po' troppo complicato. Sì, decisamente. Ok, vado anche a chiudere queste. Qui c'è un'altra abside da chiudere. Inizio, centro, fine. Vedete che la regolarità del disegno è ancora più evidente in questa fase. Ripeto, non vado ad unire proprio tutto, altrimenti il disegno rischia di affollarsi troppo di linee. Ok, a un veloce controllo mi sembra che non manchi praticamente nulla, quindi io adesso vado a congelare tutto il resto, anzi vado anche a spegnere alcuni layer, ad esempio quello del riempimento, vado a bloccare gli assi, vado a bloccare le volte nonché i muri sezionati, no, non le volte, le viste, scusate, e adesso vado a fare una specchiatura delle principali linee che ho appena disegnato, quindi queste. Queste non le specchio perché in verità altrimenti mi vengono doppie, verrebbero duplicate, anche se in verità potrei farlo, anzi facciamolo, e poi vi insegno come eliminare i doppioni. E quindi vado a fare una prima specchiatura, ad esempio, rispetto a questo asse. Poi vado a fare un'altra specchiatura rispetto all'asse verticale. E poi vado a fare un'altra specchiatura rispetto all'asse orizzontale. Ecco, come l'altra volta, voi vedete chiaramente che ho ottenuto ancora una volta un disegno assolutamente simmetrico. Ci sono appunto degli oggetti che sono adesso duplicati perché questo è stato simmetrizzato praticamente rispetto al proprio asse e quindi se io lo vado a cancellare trovo che ce n'è un altro sotto. Capita spesso quando si disegna di trovare oggetti raddoppiati, ovvero oggetti sovrapposti. Queste sovrapposizioni sono un problema nel senso che gli oggetti non sono visibili, gli oggetti sottostanti. Per poterli eliminare, quindi tenere un solo oggetto, c'è un comando che ha un nome bellissimo che si chiama Overkill. Basta digitarlo sulla barra. Ecco, mi chiede di selezionare gli oggetti, si seleziona tutto a quel punto, si dà invio, si dà pure l'ok senza andare tanto a impostare parametri e ecco, vedete che c'erano 23 oggetti duplicati che sono stati eliminati. Ecco, 23 sono abbastanza pochi, in genere se ne trovano molti, molti di più. Allora vado avanti, adesso vedete che sono rimaste appunto fuori alcune volte che prima, appunto per evitare questo problema, non avevo disegnato. E adesso vado a completare anche questa parte. Poi farò di nuovo tutta la specchiatura e poi di nuovo overkill, ovviamente. Ok, c'è altro? Sì, c'è ad esempio questa, c'è tutta la parte centrale.
di cui magari però mi occuperò meglio successivamente. Ecco, ad esempio ci sono tutte queste grandi arcate che riguardano le navate. Ok, vado ancora una volta a fare una specchiatura, quindi di nuovo accendo gli assi. Stavolta vado sempre a spegnere i layer che non mi interessano. Vado a, scusate, non a spegnere, a chiudere, a bloccare. E adesso però vado a selezionare gli oggetti su un quarto del disegno, su questa zona in cui ho lavorato, in quanto erano oggetti che stavano a ponte tra due spicchi, tra due ottavi della pianta, e adesso li vado a specchiare. Quindi li specchio di qua, poi di nuovo seleziono tutti gli oggetti nella parte alta, o anche di più, e li vado di nuovo a specchiare in basso. Ecco, come vedete, avendo fatto adesso delle selezioni abbastanza sommarie, mi trovo con molti oggetti sovrapposti perché molti oggetti sono stati di nuovo specchiati su se stessi, quindi di nuovo vado a fare un overkill e seleziono tutto. Ok, ecco, vedete che stavolta ne ho eliminati 366. Ok, cosa è rimasto? È rimasta praticamente, sono rimasti questi collegamenti qui, quindi tutti questi oggetti. Mancano sulle due navate laterali e quindi li vado a specchiare attorno a questo asse e poi li prendo di qua e li specchio rispetto a questo. Ok, adesso vado a chiudere gli assi e apro anche un po' di layer perché in questo modo il disegno diventa un po' più luminoso. Ecco, mi sembra che sia molto interessante il risultato. Penso che non manchi niente, sono visibili praticamente tutte le separazioni tra gli spazi, che sono degli spazi rettangolari alla fine, e le absidi che li allargano, che li ampliano. Adesso quello che manca è appunto, e di nuovo mi servono gli assi. Sono le cupole, mancano solo le cupole. Non credo ci siano volte a crociera. Questa è un'opera di Bramante. Bramante usava volte a botte e cupole. Ad esempio, la cupola centrale, guardate, riesco benissimo a inscriverla all'interno del quadrato. Ecco, voi direte come ha fatto a venire fuori un perfetto quadrato qui? È semplice, con la simmetria, simmetrizzando tutto a 45 gradi, quello che ottengo qui è una forma perfettamente quadrata. Quindi questa è la cupola di San Pietro. Però probabilmente Bramante aveva pensato a delle cupole anche negli ambienti laterali, e anche qui la cupola viene perfettamente tangente alla stanza, sempre perché ho usato la simmetria, e probabilmente, questa ipotesi boh mia, anche una cupola interna a questi spazi ottagonali. Ecco. Le vado a simmetrizzare a questo punto, queste due, le simmetrizzo di qua e adesso le prendo e le simmetrizzo sotto tutte e quattro. Poi io non so voi, ma io non vedo altre la necessità di aggiungere altre cupole o cose. Eccola qui. Bene. Ok, cosa è rimasto? Credo niente. Vado a spegnere gli assi. Ecco, mi sembra che il disegno sia abbastanza dettagliato. Non andrei a ipotizzare altre costruzioni, altre volte, altre cupole qua e là. Cosa ci resta da fare? Ci resta da dargli la giusta scala, perché io vi ricordo che noi abbiamo importato un'immagine senza curarci minimamente delle dimensioni del disegno e ci abbiamo disegnato sopra. Però adesso se io vado ad esempio a quotare, a misurare la ampiezza della chiesa,
in termini di unità di AutoCAD, trovo che la chiesa è lunga 2582,52 unità di AutoCAD. E quindi cosa significa questo? Non lo sappiamo, non abbiamo ancora scalato. Quindi il prossimo passo sarà quello di andare a misurare una dimensione reale della chiesa, che nel nostro caso sarà la cupola, e il diametro della cupola, e lo andremo appunto a andremo a scalare la chiesa in modo che quella misura corrisponda. Attualmente il diametro della cupola è di 790,38 unità di AutoCAD. Noi sappiamo invece che il diametro della cupola di San Pietro è di 42 metri, quindi dovremmo fare in modo di far sì che questo numero diventi appunto 42 unità di AutoCAD. E quindi, consapevoli di ciò, andiamo appunto a ridimensionare il tutto. Allora, io andrei adesso a disegnare una cupola di diametro 42, quindi la faccio proprio qui al centro. E ovviamente se il diametro è 42, il raggio deve essere 21, quindi digito 21. Ecco, vedete. Adesso devo fare in modo che questa circonferenza diventi grande come questa. Quindi devo fare una scala con riferimento. Quindi si seleziona tutto, deseleziono premendo maiuscolo la circonferenza di riferimento, quella centrale. Dopodiché vado nel comando scala e devo specificare il punto base e quindi lo vado a specificare al centro. Dopodiché scelgo l'opzione riferimento, quindi R invio, o ci clicco sopra. E adesso bisogna specificare la lunghezza di riferimento. La lunghezza di riferimento è il raggio della circonferenza grande, quindi vado con due punti a selezionare quindi prima il centro e poi un punto sulla circonferenza. Quindi adesso io ho selezionato il raggio della circonferenza grande come lunghezza di riferimento, l'ho praticamente afferrata e adesso non devo altro che trascinarla finché essa non coincide con la circonferenza piccola. Ecco qui, basta, poi adesso le circonferenze sono due, quindi una delle due ovviamente va cancellata e adesso vedete che è molto più piccola e ovviamente adesso le misure ritornano. Ecco qui, 42 unità di AutoCAD, 42 metri, ecco nel caso in cui io faccia corrispondere alle unità di AutoCAD il metro, allora forse è il caso di ricordarci come si fa a impostare le unità. Ecco, in verità al momento sono 42 mm, ma mi basta selezionare questa voce qui dalla tendina, premere ok e adesso sono 42 metri. Ma c'è ancora una cosa che dobbiamo fare, se vi ricordate, avevamo detto che le linee delle volte andavano tratteggiate appunto per distinguerle dalle linee continue che invece sono le linee in vista. Quindi adesso vado nel layer delle volte e vado a cambiare il tipo di linea da continuous a un altro tipo di linea. Allora, qui ovviamente le troviamo tutte. Io di solito per i tratteggi scelgo la Hidden 01. E quindi la seleziono e adesso dovrei ritrovarmi, ecco qui, tutte le linee perfettamente tratteggiate. Ecco, Hidden 01 la trovo, diciamo così, è un tratteggio che mi dà sicurezza perché se voi andate a misurare la lunghezza del tratteggio, verrà fuori che praticamente viene 1, pari a una unità. Quindi diventa anche abbastanza semplice prevedere quella che sarà la scala del tratteggio ed eventualmente modificarla in seguito. Ecco, adesso veramente è tutto chiaro. È chiaro cosa è sezionato, cosa è invece semplicemente in vista e cosa invece è non visibile ma che si trova appunto sopra la nostra testa. Basta, il tutorial è finito qui perché è finito il disegno. Ecco, con questa tecnica voi potete
disegnare le piante di qualsiasi edificio, non solo di chiese o templi o comunque edifici di questo tipo, un po' come hanno fatto i miei alunni, come avete visto, e niente, vi invito a provare anche voi e eventualmente fatemi sapere com'è andata e se vi è piaciuta questa esercitazione, se volete vederne altre, ovviamente il consiglio è sempre quello di mettere like a questo video. Iscrivervi al canale e eventualmente, se vi piace essere disturbati dalle notifiche, potete anche mettere la campanellina per sapere quando escono i nuovi tutorial di AutoCAD del Prof. In futuro, a breve, forse, forse, se il tempo me lo concede, mi occuperò di facciate da disegnare, ancora piante da disegnare e altri dettagli di questo tipo. Bene. Non mi resta che ringraziarvi dell'attenzione nel caso in cui siate stati collegati fino ad adesso, visto che si è trattato di un tutorial abbastanza lungo. E niente, vi do appuntamento al prossimo tutorial. Ciao!